Buonasera a tutti quanti e benvenuti ad un nuovo appuntamento con la speedrun di Fallout 3. Buonasera a tutti quanti, buonasera generale Enclave, buonasera Killerloop, buonasera anche a Hydri, buonasera, welcome back, buonasera Luke, buonasera Yadit, buonasera anche a Mr. Marcus, buonasera a tutti quanti. Fatemi, come al solito, buonasera Alienato, fatemi iniziare con la dissetazione, perché devo dissetarmi. Buonasera anche a GGPG, penso di averlo pronunciato bene. Buonasera e benvenuto. Vedo che è il primo messaggio in chat. Oggi continuiamo con i tentativi di speedrun, ma voglio continuare con la speedrun glitchless, perché è un pochino più semplice, anche se è più lunga. Ma appunto, come leggete anche dal titolo, voglio provare a puntare al record italiano, che adesso vi faccio vedere subito quant'è il record italiano. Adesso vi faccio vedere subito. È stato scattato un altro baby, quindi bevo di nuovo. Esatto, glitchless, exactly. Ma c'è un ma. Perché tanto sicuramente faremo più di un tentativo, faremo più di un try. Però voglio provare a vedere quanto tempo ci mettiamo. Senza fare il come si chiama? Senza fare il bunny hopping. Quindi voglio provare senza fare bunny hopping. So Hydra, I want to try the glitches without bunny hopping to see how much time it takes. Buonasera a Scud, buonasera anche a Robby. Allora, vi faccio vedere. Ho sbagliato tasto, scusatemi. Grazie mille Robby, che si è abbonata per il 17esimo mese con la T-Rune. Grazie mille. Hello, buonasera. Vi faccio subito vedere in realtà qual è la classifica attuale della glitchless di Fallout 3. Volete vedere appunto il primo classificato in questo momento è il Bon Hydre, che in questo momento è in chat. Il record italiano è 56 minuti e 36 secondi. E tra l'altro è stato fatto su Xbox One. Quindi penso che almeno questo potremmo riuscire a batterlo. Però appunto va ancora provata, l'ho provata solo una volta e va ancora imparato un po' di roba. Però mi piacerebbe battere il record italiano, molto banalmente. Sicuramente faremo più di 2 ore e 37 minuti, sicuramente, però vedremo. Tra l'altro, punto esclamativo, speedrun in chat, per il link alla pagina. Quindi io devo interrompere i preparativi. Buonasera Scam, buonasera, benvenuto, buonasera. Mettere i preparativi perché, perfetto, vorrei partire subito, visto che è una speedrun che durerà circa un'ora, quindi un po' di evitare di perderci in chiacchiere. Allora, Fallout 3 qui è pronto. Io devo aprire però il coso. Dov'è? Glitchless, eccolo qua. Perfetto, ci siamo. Questo lo piazziamo. Dove lo piazziamo? Qua andrà bene, qua andrà bene. Piazziamolo qua. E vi metto così la schermata Fallout 3 avvia. E fai vedere un attimo le cose qua. Ok, scusatemi un attimino, fatemi controllare una cosina. A posto. Ok, no, record mondiale non credo proprio, anche perché non l'ho ancora padroneggiata questa speedrun, per niente proprio. Ok, adesso voi non state ancora vedendo, ma vi condivido fra pochissimo lo schermo. E non solo lo schermo. Ah, in realtà state già vedendo. Però non va bene questa roba qui perché non si vede il counter degli FPS. E poi devo mettere la schermata giusta, che è questa. Opla. Che vedete abbiamo il cosino qui della speedrun. Che vedete abbiamo i vari step da fare. L'altra volta abbiamo provato con moltissima calma, quindi direi che si fa. Ok, voi vedete, dovremmo essere a posto. Partiva in automatico in teoria la speedrun, quindi fatemi bere.
Buonasera a tutti quelli che siete arrivando e buonasera ragazzi, mille ancora Cristiano per i bit. Tanto il coso della speedrun parte automaticamente perché all'autostart, insomma, quando carichiamo salvataggio. Il salvataggio è questo, con la nostra buonissima, amicissima, Shrekira 3. Tra l'altro mi manca il foglio, aspettate che mi manca il foglio dove ho segnato per non dimenticarmi. Ops. Le cose che devo mettermi quando livelliamo. Perché non mi devo dimenticare cosa dobbiamo livellare. Ecco qua. Scusate. Scusate. Allora. Perché appunto mi sono segnato cosa mettere a ogni livello. Me lo sono segnato qui così non mi dimentico. E boh, dovremmo esserci. Quindi partiamo. Il volume è un po' bassino, ma credo che sia normale. Dovrebbero essere già livellati i volumi con l'altra volta. Sì, dovrebbe andare bene in realtà. Buonasera Cecio. Direi che sì, possiamo provare a partire. Quindi carica. Volt 101. E ci siamo. Che prima cosa che dobbiamo fare è solamente uscire dal volt e andare al garage di Smith Casey. Poi Volt 112, ok, mi ricordo. Vado. Sì. Ok. Parla. Guarda un po', santo cielo, hai 1 anno e già cammini da professionista. La Randy Fallout 3 con Tua i madre glitch, sarebbe con i mod, stata ma non lo molto so. orgogliosa. Ci dovremmo Ascolta, pensare. Pulce, so che non ti Si piace potrebbe fare guardare tuo qualcosina con padre, Fallout 3 ma devi stare sicuramente. qui per conto tuo un Purtroppo non attimo. esiste la Stai randomizer qui mentre papà di lavora Fallout in 3, ufficio. purtroppo. Starai bene, tesoro. Torno Se no subito. l'avrei fatta sicuramente. Ok. Già sbagliato tutto quanto, però va bene, andiamo. Ok. Minutes PB, no. PB, no, it's just the split for Jefferson. There are other splits down. Ok, buonasera, Panciabella. Ti piace esplorare, vero? È io che cerco sempre di rinchiuderti. Grazie Vieni mille, qui, Panciabella, che regala un voglio abbonamento mostrarti a una cosa. Pask. Grazie mille. Vedi? Era il passaggio preferito di tua madre. Viene dalla Bibbia, Perfetto. Apocalisse 21:6. Ignoreremo Io completamente il sono tuo l'alfa e l'omega, Apocalisse, eccetera, eccetera. il principio e la fine. Tanto mi devo Chi ha ricordare fiato, che, io darò esatto, il grande salto potere l'ho a chi non messo ce l'ha. sull'alt, Le è sempre non piaciuto? su altre cose. D'accordo, forza, andiamo a vedere se la tua amica amata vuole Dai. giocare. Oh, devo premere io, giusto? Vedi che già mi stavo dimenticando. Questi esperimenti virus e dei batteri che cambi tempo. Facciamo esperimenti. La mamma è barata. Per sopravvivere. Buonasera a tutti. Stanley, hai acceso la luce troppo in fretta. Ogni Ora non ci vede. Buon Perfetto. Riesci a crederci? Cresce così in fretta. Buon compleanno, tesoro. Non riesco a Tanto qui credere che possiamo hai già andare con 10 calma, anni. posso anche bere. Sei il mio orgoglio. Buonasera Handok, buonasera Complimenti, anche a te, signorina. buonasera. Non devo dirti che questo è un giorno speciale, giusto? Qui, nel Volt 101, a 10 anni si è Pronti pronti ad ad assumersi le assumersi le prime prime responsabilità. responsabilità. Eccoti. Come soprintendente, ti presento il tuo personale Pip-Boy 3000. Devi prenderci confidenza. Ok. Domani ti sarà assegnato il primo lavoro. Ci siamo. Goditi la festa. Si hanno 10 anni una volta sola. Non posso credere che tu Ok. abbia già 10 anni. Tua madre Partito. sarebbe stata fiera di te, tesoro. Dovremmo esserci. Andy, aspetta! Ok. Vediamo se lo sto facendo bene. Vediamo. Perché in questo momento dobbiamo tenere fermo il padre. Nel mentre va avanti tutto quanto il coso. Permettimi di augurarti un Perché buon quando lo chiama compleanno. Jonas, lui è già qui. Fa meno Considerando strada, in la teoria. quantità Però di torta. capire se mi sono perso qualcosa, ma non credo. Andiamo, Wally. Hai sempre delle Ascolta. ottime idee. Infatti Ascolta. sto continuando a spammare Ciao. E per farlo rimanere Ascolta. fermo. Non. Figo, vero? Caspita, Sparta Wally. Federan, Chi è il capo exactly. della banda, tu o io? Non se ne parla. Allora, come pensi che dovremmo chiamare la nostra banda? Deve essere proprio un nome figo, però. Ehi, gli abitanti del Vault! Capito? Chi vuole andare in giro tutto il giorno a farsi chiamare l'abitante del Vault? A volte penso che tu sia davvero Non ho capito un'idiota però del quanto tempo deve genere. passare effettivamente qui. Ciao, tesoro. Ti stai divertendo?
Ciao tesoro, ti stai divertendo? Ascolta, quando avrai finito di fare gli onori di casa, vorrei mostrarti qualcosa. Aspetta. I serpenti del volo. Ascolta, che ne pensate, quando ragazzi? Avrai finito di fare gli onori. Tu e i tuoi serpenti, topi e lucertole. Ok. Ascolta, ci siamo. Quando avrai finito di fare gli onori di casa. Vai. Vai che sta chiamando. Hey Paul, l'hai l'hobby aperto? Hey, Jonas? È quello il tuo hobby? Ora svelto, dammi un'idea. Grazie. Per il nome della nostra banda. La manderò giù. Perfetto. Ehi, era Jonas. Ok, andiamo. Evitiamo questa stronza. Fantastico. Come ho detto prima, eviterò di fare il bunny hopping, perché voglio provare a vedere quanto tempo ci mettiamo senza il bunny hop. Che ci fai qua giù? Ok. Posso farti vedere? Sì. Ok, fucile. Ehi, hey, mira quei bersagli. Ops. Okay. Devo premere prima questo, mi sa. Vado. Ok. Fai attenzione. Dov'è? È uno scarafaggio. Mancato. Pensi di riuscire a sistemarlo? Buono. Fucile ad aria compressa. Ottimo lavoro. Buono. Jonas, no, questa qui è una glitchless. Non bisogna rompersi le gambe, altrimenti non va bene. Sorridi. Perfetto. Buonasera Faina, grazie mille per l'abbonamento con la tier 1. Grazie mille per il sesto mese. Grazie mille Faina. Si gioca da un client a parte per fare il record mondiale? No. No, è Fallout 3 base. Il principio e la fine. Per quanto ne so, sei una sedicenne che gode di ottima salute. Quindi, sì, devi andare in classe e dare il tuo esame GOT. Vai ora. Ok, ciao. Andiamo. Hop, ciao. Buongiorno. Una visita al vecchio. Beh, ce l'hai fatta. Sì. Fatto. Prima della ciao, lezione, GOT fatto. Mattina. Easy. Ok. Cosa fare? Ci siamo. Forza, svegliati. Come fai a apparire nella classifica? Poi devi chiedere. Sì, gli mandi il video praticamente. Avanti, devi svegliare. Gli mandi il video. Ok. Ok, prendiamo questa roba qui. Andiamo se via. Riesco, ti raggiungerò. Eccola, alla porta. Fermatela. Crime, è ancora scarafaggio. Allora, adesso arriva Butch. Dobbiamo assolutamente prendere a pugni l'aria per evitare che ci fatti il dialogo. Cosa sta accadendo? Fantastico. Non farò il bunny hop. Aspetta, ricordiamo. Signorina, voglio solo parlarti un attimo. Ok. Passo, c'è ok. Allora, di qua. Ho sbagliato. Di qua. Le nostre stanze. È la nostra unica opportunità. Perfetto. Salve. Andiamo dentro di scarafaggini simpatici. Passiamo di qua. Ciao Mata. Tu, è colpa tua. Sì, ci sono i moderatori, esatto, che verificano l'idoneità della speedrun. Hello. Eccola. Allora. Sì. Ok. Terminale. Ci siamo. Apri il tunnel. Allora c'è sto pezzo di merda qua. Facciamo un po' di giro giro tondo. Ah, pezzo di merda. Ok. Vado. Perfetto. Oh, ancora Mata, cosa vuole? Vadi. Ci siamo. Oh. Ok. Vado. Buonasera, Paul. Addio, Samata. Non ci vedremo. Vedo che si apre di qua questo, vero? No, le abilità e gli special. Cioè, so cosa devo livellare quando livello. Però in realtà gli special all'inizio mettiamo tutto quanto 10 forza. Non facciamo niente di. Opla. Incredibile.
No, non serve collegare al Pip-Boy per aprire la porta del Vault. Allora, bisogna andare verso ovest, se non sbaglio. Ah, esatto. Forgot to split, thanks. No, non serve collegare il Pip-Boy a quanto pare. Esatto. Ma... oh no, point lookout. Ma sta roba qui... forse avrei dovuto disattivarle... i DLC. Forse, probabilmente sì. Aumentando... sì, mi sa di sì, avrei dovuto togliere i DLC. Però vabbè, non importa. Non hai mod grafica o altro? No. Questo qui è il gioco base. Non ho messo nessuna mod grafica e nulla. Ah cazzo, in francese. QT la merda. Esatto, ma la CPZ in francese. Ecute. A livello 2? Devo mettere... cosa devo mettere? Già, armi leggere. Ok, e devo mettere fanatico di pistone. Perfetto. Non sbaglierà di qua. Il garage. Credo. Non sono sicurissimo, però in realtà. Dovrebbe essere da questa parte adesso, in teoria. Credo. Non mi ricordo bene la strada. Dovrei anche riguardarmela effettivamente la strada. Di sicuro farò 3 migliori per le speedrun, perché devi perdere tempo con la cutscene per aspettare di collegare il Pip-Boy alla porta. Ah beh, cambia poco, cioè è una cosa che fanno tutti quanti, quindi non è un problema il fatto della cutscene nell'apertura della porta del Vault. Buonasera Scam, grazie mille, anche buonasera. Grazie mille per l'abbonamento al 4° mese. Please assume position, esatto. Però mi sa che l'ho fatta troppo a sinistra. Dovevo andare più verso ovest, un po' meno verso sud-ovest. Che in teoria forse sono andato un po' troppo in là. Mi sa di sì, però non ci dovremmo arrivare comunque al garage di Smith Casey. Oh merda, un cane. Ok. Allora. Mi ha abbandonato? Si mi ha lasciato. Andiamo tranquilli. Allora, mi devo anche ricordare le varie cosine da prendere. Ovvero il... la cosa dello Stealth Boy. La cosa lì del... della cassetta. Devo andare più in qua. Appunto siamo andati troppo in qua in teoria. Questa qui dovrebbe essere Van Green Mills. Un attimo a vedere se ci siamo effettivamente al punto giusto. È lui, è il garage, è lui. Ok, ho fatto... in realtà ho fatto una strada in teoria un po' più... un po' più lunga in teoria, però ce lo faremo, non andarlo bene lo stesso. Ok. Mi sono andato un po' troppo verso sud-ovest. Però ci siamo. Che mi sono perso poco niente. Poco niente, Gabriel. Siamo praticamente appena cominciato. Come puoi vedere dal counter del coso. Insomma. Smith Casey's Garage, eccoci qua. Ci farà top dei Fallout, ma ci dice solo il primo e ultimo posto?
primo e ultimo posto. Ti direi primo posto Fallout, ultimo posto Tactics, non è troppo difficile. No, mettere agilità più alta non aumenta la velocità. Comunque devo già splittare prima. Per me Tactics è peggio di Battle of the Steel, eh. Spiegate perché dura di meno. Buonasera Pestilence 911 e grazie mille per il follow. Bene. Oh. Ok. Qua ci siamo. Benvenuto. Salve. Al volto. Prego, raggiungi. Ah, giusto, la tuta. Tuta del Volt 112. Ci siamo. Ok. Dovrebbe essere lui. È lui. Ok. Allora, adesso dobbiamo direttamente andare nella stanza, cioè nella casa quella abbandonata, e fare radio, brocca, gnomo, brocca, blocco di cemento, gnomo, bottiglia, me le devo ricordare in teoria. Verso nord-est, eccola qua. Radio, brocca, gnomo, perché sono molto lento io a fare sta roba però. Ok, invasione cinese, documentazione programma, avvio programma. Easy. Cos? Ok, Volt 112 fatto in teoria. Dobbiamo andare al Lamplight. Dobbiamo andare all'Emplet, abbiamo liberato papà. So che sembra che ci siamo dimenticati di parlarci, ma in realtà non ci dobbiamo parlare, perché adesso che usciamo fuori ci apparirà in faccia e potremo parlarci. A papà lo salutiamo adesso. Qua. Eccolo. Hai salvato. Ok. 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 Andiamo. Ciao. Ciao. Buono, buono. In che senso glitchless? Nel senso che non si usano i glitch per velocizzare il gioco. Tipo i glitch delle gambe rotte. O il glitch del... come si chiama? Oh merda, c'è un ardito. Mister Grazie, insomma. Lo chiamo ardito perché qui si chiama un ardito. Ok. Prima o poi ce la faremo. Perché non è glitches, ma è glitchless. Nel senso, senza glitch, banalmente. Ok, oh. Armi leggere 50. Vabbè, qua. E di nuovo Gunnut. Ci siamo. Ok, perché io queste cose me le so scritte che devo aumentare. Se no, appunto, me le sarei già dimenticate. L'unico glitch, tra virgolette, glitch che si può usare è il bunny hop. Però non lo uso perché non lo so usare bene, perché voglio vedere quanto tempo ci metto effettivamente anche senza il bunny hop. Dovrebbe essere di qua giusto. Non serve maxare l'hop pick? No. Esatto, stop hopping is not a glitch. It's not considered a glitch. Il bunny hop praticamente è... E non so come spiegarlo senza farlo. Cioè saltare saltando, ma non saltando e basta.
saltando in una maniera molto specifica in questo gioco, aumenta la velocità del personaggio. Dopo faccio un paio di prove per il bunny hop. Lo stop hop, più correttamente detto. Ok, giusto di qua. You stop and you hop, esatto, sì. Perché tu ti fermi un attimo prima di saltare. E appunto, non è letteralmente, non è correttamente un bunny hop, perché il bunny hop è saltare continuamente, mentre lo stop hop ti fermi, salti, ti rifermi e ti risalti. Quindi è una cosa un po' diversa. Ok, dobbiamo tornare velocemente al Vault 101. Adesso abbiamo scoperto Little Lamplight, ci servirà dopo come punto di viaggio rapido. Fantastico. Ok. Perfetto. Prima di questa live stai guardando la run di It Jabo, ma... Ah, forgot to split, thanks. Quando abbiamo pensi di completare la run? Un'oretta? Un'oretta, penso. Senza glitch ci vuole più o meno un'ora. Ho visto che stava giocando a Fallout 4, Jabo, giusto? L'altra volta ci abbiamo messo 1 ora e 40, ma eravamo con calma. Ho bevuto pure nel frattempo. Mi sono anche fermato a un certo punto perché non mi ricordavo cosa bisognava fare. Quindi ci abbiamo messo 1 ora e 40, ma con moltissima calma. Quindi in teoria 1 ora ce la facciamo adesso. Di qua. Ciao cane. Adesso dobbiamo andare alla cittadella e fare split. E il problema è che non ho il timer vicino, e quindi mi dimentico di splittare perché non lo vedo. Cioè, non lo sto propriamente guardando il timer in questo momento. L'ho messo troppo distante, forse. Ok. Oh, merda. Perfetto. Ci siamo. Faccio che anche bere mentre faccio, perché è stato riscaldato un bevi, quindi io non scammo i bevi. Si è incastrato il tappo. Aspetta un attimo. Qual era già il tasto per l'autocamminata? Non me la ricordo. La A? No. La Z? La X? La C? Non me la ricordo. La V? No. Allora non me la ricordo qual è. La via allo spav. Q? Non funziona neanche la Q in realtà. Quindi o l'ho riassegnato in qualche punto che non mi ricordo. Io avevo impostato la V. E allora non mi ricordo io qual è. No, R è sicuramente ricarica. R è sicuramente ricarica, quindi non credo proprio. Però, aspetta un attimo. Adesso l'apre la bottiglia. Ok, passiamo di qua. Passiamo di qua. Ci prendiamo il danno alla caduta, ma comunque passiamo, quindi ce la fa comunque. Di default è la Q e allora l'ho cambiata. Non è la Q. A me. Non mi ricordo allora dove l'ho messa. Ok, ho aperto la bottiglia comunque. Ok. Ciao ciao. Allora. Passa di qua. Perfetto. Ah, una cosa che ho dimenticato di fare. Dovevo usare il viaggio rapido per accelerare.
Forgot. Comunque te la devo pure splittare. No, no, esiste la cosa automatica in questo gioco, sono sicuro che esista. Però non mi ricordo dove l'ho impostata. Probabilmente l'ho spostata io. Allora, adesso si va direttamente al Jefferson Memorial. Ciao Michetti. Vabbè, questa è già la corsa in teoria. Questa è la corsa di Fallout 3 in teoria. Puoi andare più piano però. Cioè non c'è lo sprint, esatto. Ok. Ci siamo. Vai, Jefferson. Fermo dentro. L'Eter Désolé ho letto. Vabbè. Allora, impostiamo questa sull'1. E la equipaggiamo anche. Poi cosa devo fare già? Il Steampack sul 2. Sul 3 mettiamo le granate che ho dimenticato di mettere. E Psycho. Ok, che ci aumenta il coso. Possiamo andare. Dobbiamo ammazzare tutti quanti i cose adesso. Tutti i suoi mutanti dobbiamo ammazzare. E muori. Ero sbagliato, ho fatto lo split, non importa. Ok. Lo faremo più lungo quello dopo, non è un problema. Perché Fallout 3 in francese? Perché non ho messo il coso che... mette il DLC di Marship Z in italiano. Ok. Buono. Di qua. Ottimo. Se qui è il tizio che ci eravamo persi l'altra volta, in realtà, questo tizio qua. Ok. Bueno. Ridurrò il tuo Io sono forte. Vabbè, lo prendiamo sotto tanto. Ok. Carica. Oh. Ok. Oh no, ho sbagliato strada. Ma di qua. Ok, oh. Buono. Li ho uccisi tutti quanti, penso. Credo. Ok. Ok, dovremmo esserci. Dovrei aver fatto tutto quanto. Mo' verifichiamo soltanto se non c'è nessun altro. Ecco, io adesso avrei dovuto fare lo split del Jefferson, tipo. Però, visto che per sbaglio l'ho fatto prima, dobbiamo splittare dopo, quando arriviamo a Rivet City.
Ok. Allora, questi li ignoriamo. Ciao. Bene. Ci siamo. Madonna. Ok. Ci stanno ancora inseguendo? Ok, è finito lo psycho nel frattempo. Perfetto. Parecchio labirintici questi corridoi. In realtà dopo che ti abitui lo... te li ricordi, cioè non è che è così complesso. Stanno ancora inseguendo questi pezzi di merda. Andiamo di uno steampack. Perfetto. Appena facciamo il coso. Così. Hop hop. Bene. Diremo al buon Harkness, detto anche a 321, che è tutto quanto a posto. Ci sono problemi? Tutto a posto, grazie. E andiamo a parlare con la dottoressa lì. Di qua. Di qua poi devo andare in fondo a destra, subito a sinistra, e troviamo il laboratorio. Sì, c'è anche il padre qui. Bisogna tipo aspettare un'ora. Sì? Dammi un momento per parlare. Ho sbagliato, troppo in fretta. Ok. Dobbiamo tornare. Ok, perfetto. Andiamo. Sera. Perfetto. E ci siamo. In quest'area? Posso anche... no, facciamo che facciamo uno split quando esco da Rivet City. Sì? Split quando esco da Rivet City. Oh, merda. Ok. Da qua. Quindi F3 e Jefferson Memorial. Allora... sono entrati, quindi l'ho fatto bene. Teoria, no? O non sono entrato? Ho sbagliato, forse? Ho sbagliato? Non volevi far questo. Dove? Sa che c'è ancora un tizio dentro. Serviva qualcosa? Oh no, sono entrati, a posto. Sono entrati. Perché in teoria se ammazzi i supermutanti dentro prima, allora entrano direttamente. Perché in realtà non serve ammazzare quelli fuori. È andato. Salve gente. Allora, adesso dobbiamo fare la missione del progetto purezza. Quindi eccoci qui. Ok. Andiamo. Di qua. Ti serviva qualcosa? Attiva l'alimentazione della pompa di controllo di inondazioni. Vado. Di qua. Attiviamo la pompa. Questa che è una parte un po' macchinosa, però avviso tuo padre che mo arriva autunno. Potremmo farlo, però purtroppo deve crepare. Ha da crepà. Dato. Perfetto. Andiamo a prendere i fusibili, poi li andiamo a impostare. Fase bonus, portare un lanciamissili per uccidere la dottoressa lì. In realtà la dottoressa lì, completamente a caso, l'altra volta aveva un fucile che si metteva a sparare ai tizi dell'enclave, non ho ben capito perché. Ciao. Ok, troppo in là sono andato. Ti serviva qualcosa? Ok. So che stanno succedendo. Va bene. Sì, ho sbagliato, ho fatto un'altra cosa sbagliata. Ok. Ho fatto un dialogo in più. Ho sbagliato. Però va bene, andiamo avanti. Di qua. Opla.
Allora, bisogna andare, se non sbaglio, da questa parte. Poi all'incrocio si va a destra, poi subito a sinistra. Ok, ci siamo. Mi devo ricordare le strade, mi devo ricordare anche le varie cose da fare, oggetti da prendere, quindi... In realtà è... sembra complessa, ma in realtà è meno complessa della... della Any Percent, che c'è un sacco di roba in più da ricordare nella Any Percent. Facciamo anche un'oretta di sonno al volo. Il record di New Vegas è più basso? In realtà, sì. Ho visto che la glitchless di New Vegas è molto... è più breve rispetto a quello di Fallout 3. Non di così tanto, però comunque è più breve la glitchless di Fallout di New Vegas. Ok. Salve padre. Non dovevi tornare. Ho sbagliato tutto, ho sbagliato. Giusto, dovevo andare al computer. Proprio me l'ha detto con un odio in faccia con lui, mi ha detto non dovevi. Giusto. Anche perché la cosa si fa in realtà con... come si chiama? Andato. It's easy to forget nel computer. Perfetto. Adesso non parliamo quell'intercom lì, ma parliamo un altro intercom che è da questa parte. Mi sa che ho poche munizioni comunque. Anche se in teoria... Cosa? Se tutto quanto va bene non dovremmo sparare più colpi in teoria. Quindi in teoria siamo a posto con le munizioni. C'è ancora qualche piccola... Sì. Di qua. Cataroia, di qua. Ok, split fatto, adesso ha fatto la dottoressa lì. Non li guardiamo neanche quelli dell'enclave, non meritano il nostro sguardo. Ok. Ok. Perfetto. In realtà possiamo ignorarlo, giusto? Sì, ma di sì. Possiamo benissimo ignorarlo, se non sbaglio. Faremo un'eccezione per il generale che abbiamo in chat, assolutamente. Ok. In nome dell'autorità del presidente, questa struttura... Ok, così gli facciamo skippare il dialogo. Suggerisco di obbedire in... Perfetto. Dove va? Scappato. Oh, Tom, che cazzo fai? La mia pazienza... Vabbè, andiamo. È quasi pronto, sto completando i dati. Correte, correte. Cosa ci... Cosa ci... Cosa ci falla? Cosa ci falla? Cosa ci falla? Cosa ci... Cosa ci falla? Cosa ci falla? Cosa ci falla? James. Perfetto. Ok. Usciamo. Did wrong, I think. I did that because you didn't kill the two enclave soldiers on your... Ok, quindi avrei dovuto ucciderli, tizi. Ok. Quindi ora la dottoressa lì si va a prendere il fucile, mi sa. Sta stronza. Ok, quindi avevamo sbagliato noi, per quello è andata a prendere il fucile lei. Ok. Ok.
ok. E quindi non mi segue nel tunnel. Ok, chiaro. Almeno abbiamo chiarito sta cosa. Perdiamo un pochino di tempo, ma non importa. Oh madonna, ancora? Quindi avrei dovuto uccidere quei due tizi, ok. Infatti quindi abbiamo fatto male e stiamo sprecando le munizioni. Tra l'altro tu ce li hai... Ma dello psycho lui? Ormai è andata così. Ho bisogno di un'arma adesso, finite le munizioni. Ormai sì, perché la dottoressa lì si è incantata, quindi sono costretto a ucciderli. Non questi, ma dovevo uccidere quelli di prima. Sì, qua in realtà non ero costretto a ucciderli. Dottoressa? Ok, è andata. Abbiamo anche liberato prima, perché non dovremmo livellare qua in teoria, però vabbè, lo stesso. Ok, quindi adesso è andata lei. Non allontanarti, avremo... Sì. Ok. Cosa hai fatto? Non c'era nessun... Andati. Allora, adesso io... A me non è ben chiara questa roba qui che bisogna fare adesso. Dov'è l'iBot? Perché li ho uccisi da far prima? Mi sa che... Quindi, come tuo presidente, io sono la voce. Vabbè, facciamo così. E l'anima. C'è una porta bloccata. Facciamola aprire a lei la porta. Aprirlo, ma ci vorrà un po' di tempo. Facciamola aprire la porta, perché mi sa che se no si blocca lei. Ormai è andata così. I know that there's a door hider, but I think that I already fucked up this part, so I wait for her. Questa qui è a tempo, no? Sta roba. Okay. Okay, when she talks about the door, it's too late. Okay, perfetto. Okay. Okay, ignoriamo i cosi. Godo. Buono. Ok. A destra. Ciao. Perfetto. Bene. Stiamo andando bene adesso in teoria. Devi entrare! Devi entrare! No. Vediamo se è tutto quanto a posto. Vediamo un attimino. Ok, è uscita. Oh no! Ok. Oh no! Beh, in teoria è fatta. Ok. Ok, dovremmo aver fatto bene adesso. Nemici vicini? Oh porca troia. Vabbè, non doveva succedere questo in teoria. Vediamo se è andata. È andata. Ok. Ok, allora. Dobbiamo andare adesso. Little Lamplight.
Perfetto. Dobbiamo mettere medicina a 60. Vedova nera. E andiamo. Perfetto. Ok, adesso se non sbaglio, adesso si va direttamente di qua. Andiamo a parlare con il buon McCready. Buon. Pezzo di merda aggiungere io, però. Un momento, signora. Ok. Bambino dentro e andiamo. Buon compleanno. Come credi? Ascolta. Sì. Sì, sì. Vuoi passare a sentire la morte? Senza dubbio. Mi posto. Spiace di aver saltato la festa. Sì, adesso in teoria la porta aperta, possiamo andare. Non c'è niente per chi è sempre. Ci dovremmo essere. La strada nel volto me la ricordo, quindi questa parte in realtà si fa abbastanza agilmente. Che me la ricordo la parte qui. C'è l'unico problema del Radaway. Delle radiazioni. Non abbiamo né un Radix né un Radaway in realtà. Che non abbiamo preso. Però forse in teoria se lo facciamo bene non serve prendere il Radaway. Se lo facciamo abbastanza in fretta non serve forse. Ciao. Bueno. Oh no. Ok. Di qua. Perfetto. Allora, adesso credo di qua, se non sbaglio. Sì. Dovrebbe essere giusto. Basta giocare. Ciao. È tempo di morire. Ok, qua devo prendere lo Stealth Boy per dopo. Aia. Perfetto. Ok, ci siamo. Dobbiamo salire direttamente su. Senza fermare, senza fare niente. Allora, dobbiamo mettere medicina 75 e prendere figlia di papà. Come perché, quindi mi devo ricordare. We're doing that strat. I want to try. I want to try, Hydri. Ora prova a nasconderti da questo. Ho sbagliato. Ok. Ora prova a nasconderti. Eccoti qua. Aspetto. Ciao ciao. Eccoti qua. È tempo di morire. Adesso muori, umano. Tempo di morire. Ok. Eccoci qua. Fox lo ignoreremo bellamente. Perfetto. Stiamo andando bene in teoria. Tu! Ciao! Laggiù! Vieni a parlare con me! Sono nella stanza alla tua sinistra! No! Usa l'intercom vicino alla finestra! No! Tu sei dentro! Vieni, vattene al cazzo! Ok, ci siamo. Steampack. Era giusto di qua. Eccoti qua. Ora prova a nasconderti da questo. Ora prova a nasconderti da questo. Ora prova a nasconderti da questo. Mi metto al collo le tue ossa. Non so perché ho chiuso la porta, non lo so nemmeno io. Ok, allora salviamo perché qui si può fottere tutto quanto, quindi andiamo.
prendi. Mi sa che ho sbagliato. Ho sbagliato, sì. Ho sbagliato, sì. Sì, ho capito. No, non ce la faccio. Già per poco non ci arrivo. Com'è che avevamo risolto qui l'ultima volta? Non mi ricordo. Non Radawix, no. Aspetta. Sa che non ce li ho. Nada. No, ho un Radaway. Allora scusatemi, ce l'ho. Ce l'ho Radaway, cazzata. Radaway ce l'ho. Ops. Ok. Radaway. Oh merda. Vaffanculo. Prendi. Ho sbagliato. Ma sono morto di nuovo. Sono incastrato. Ok. Ok. Vado. Almost. No, il futuro sono i bambini, il futuro. Ok. Merda. Ma tiro al cazzo. Ok. Ottimo. Ottimo. Eccoci qua. Ok, ho anche spittato. Adesso dobbiamo mangiare tutto quanto la medicina e ragazza di papà, figlia di papà, tutto quanto. Stai a pezzi, però in realtà dovremmo essere abbastanza ok. L'obiettivo è al sicuro, signore. Che fastidio obiettivo con 2B leggerlo. Buonasera, Texaco. Bel lavoro, soldato. Accertati che il Craig sia posizionato sul mio Vertibird. Vertibird. Hai la certezza che sia illesa? Sì, signore. Verrà presto. Hanno aggiornato Twitch a mod di TikTok su mobile e disgusto. Non ho ancora visto. Preparala io. Immediatamente per il trasporto. Non ho visto. Buonasera, Texaco. Buonasera a quelli che stanno arrivando. Buonasera a tutti quanti. In realtà non ci manca molto, Ci siamo quasi, Medicina. Figlia di papà. Dunque sei. Sì, fottiti, vaffanculo, andato. Colonnello, ho bisogno di te. Signor presidente, non ho tempo per altre questioni. Sarò lì tra poco. Ora, colonnello. Sì, signore. Il record italiano sicuramente non lo facciamo, perché siamo già troppo in ritardo. Però vediamo se riusciamo a scendere sotto l'ora. Finalmente la solitudine. Mi scuso per l'atteggiamento del colonnello Otton. Sta affrontando molto stress ultimamente. Immagino che tu sappia chi sono. E sono sicuro che hai ascoltato i miei programmi radiofonici. Il record italiano è 56 minuti? 54 minuti, non ricordo. Vorrei parlare con te faccia a faccia. Ci sono alcune cose di cui dobbiamo discutere. Troverai i tuoi effetti personali nell'armadietto accanto alle porte. Alla porta, l'ho scritto. Buonasera, Lloyd. Inoltre scioglierò le tue restrizioni. Sì. Ti attendo nel mio ufficio. Fai in fretta. Dammi! Dammi! Apriti! Ok, ho sbagliato. Tutto medicina. Piedi qua. Vai! Pugni! Attenzione a tutto il personale. Perfetto. Di Raven Rock. Ho fatto parla benissimo. Ho invitato ritirata proveniente dal Vault 101 nel mio ufficio. Ciao. Non impedire i suoi progressi. Dai. Grazie per l'aiuto. Allora di qua. Perfetto. Opla. Attenzione. Mo. Attenzione. Ho sbagliato.
Perfetto. Qua. In ritirata, ritirata. Qua. Ritirata. Qua a destra. Ciao amichetti. Buono. Prototipo di sicurezza attivato. Dai. La potete fare così. Dai. Dai! Continuità dell'operazione. Ok, grazie. Perfetto. Ovviamente non devo dare il pugno a lui, ma a un altro a sto punto. Probabilmente ho sbagliato quello. Devo dare forse il pugno al. Al Sentrybot, forse. Eh sì, mi sa che devo tirare il pugno al Sentrybot, così facevo prima. Come ho fatto all'inizio con Jonas che scriveva il dialogo. Faccia. Papà, sto ascoltando, questa è cosa intendi, per quello che vuoi, va bene, metterò al lavoro. Ok, faccio io, signor presidente, ciao. Prendo. Ho sbagliato? Ciao. Via. Goodbye. Ci siamo. Eccoci. Ciao ciao. Pugno sulle palle. Non male. Non male, non male, non male. Ciao. Catavia. Ok. Eccoci. No, si è chiusa. Merda. E apre la porta. Ok. Allora, via. Ho sbagliato coso. Andiamo velocemente. Cittadella. Allora, qui c'è il trick. Qui c'è il trick che però non è facile. Però non è facile, tanto posso splittare. Qui c'è il trick che non è facile, salvo. Salvo e lo provo. Dobbiamo andare al laboratorio però, direttamente di qua. Quindi. Se non va, non va. Se va, va. Però voglio salvare in ogni caso. Allora. Dico solo che più restiamo fermi qui e più loro. Ok. Così. Ops. Così. Di qua. No, mi sta già seguendo. Oh no. Sa che è già troppo tardi, eh. È già sbagliato, mi sa. Però va bene, ci provo comunque. Rieccoti fino a... Se l'enclave hai... Niente potrà impedire loro di far... Godo! Godo! Alla fine scopriranno il codice. Spediamo dentro il... Godo! Possiamo farcela, possiamo vincere! Sì, signore! Godo! Oh, dove va? Allerta combattimento! Allarme! Allarme! No, la stronza se n'è andata! No, la stronza doveva parlarmi! No, si sono glitchati! No, si sono glitchati, vabbè. Non importa, lo facciamo normalmente, ormai è andata così. L'avevo fatto, però. Facciamolo normalmente. Dico solo che più restiamo fermi qui e più loro avranno tempo. Facciamolo normalmente, non importa. Ah! There was not supposed to happen. Ma. But it did. Vabbè, ho sbagliato comunque, non importa. Potremmo avere un'opportunità. Qui ci perdiamo tipo 5 minuti a parlare qua. Che si fa? Non importa. Il gioco non vale la candela. Un proseguimento allenato. Sono d'accordo. Senza il Gek, il purificatore è comunque inservibile per l'enclave. Forse cederanno tra non molto. Vediamo quanto ci mette, vediamo quanto ci mette. Non deve piacerti, Sara. Devi solo seguire gli ordini. Sì, padre. Rieccoti finalmente.
Se l'enclave ha il GEC, niente potrà impedire loro di... No, 5 minuti no, però sono 2 minuti buoni qua che si perdono. Alla fine scopriranno il codice. Temo che tu abbia ragione. Dobbiamo agire ora che possiamo farlo. Spediamo dentro il Pride. Possiamo farcela, possiamo vincere. Tutto bene, Sara. Il Pride entra, ma voglio che abbiano potenza di fuoco. Non so cosa ho sbagliato lì a suo punto. Child, è disponibile? Cosa? No, voglio dire, io e Lee abbiamo risolto i problemi di... Zitto! Energia, ma abbiamo a malapena terminato i test diagnostici. E quindi? Ok, che mi sbaglio. Non è pronto per i test sul campo. Figuriamoci per gli scontri a fuoco. Armi non calibrate. Sistema di rilevamento della navigazione non connesso. Rothschild, basta. Puoi farlo funzionare? Sinceramente, non lo so. Penso che possiamo tirare avanti. E presumo che se non ci riusciamo, alla fine non avrà comunque importanza. Allora è deciso. Sara, prendi il Pride e usa il robot come appoggio. Porta qui il nostro amico e proteggete quel purificatore. Sì, signore! Prima di iniziare, voglio... Ok, ok. Hanno sbagliato? Ci siamo? Non posso... Ok. Vabbè, qui mettiamo a caso ormai, anche se in teoria devo fare così, a mia gere. Nada così. Ok, andiamo a controllare un'altra volta. Il Pride è con me. L'obiettivo è il progetto Purezza. Ma non... Ho detto che si perdono 2 minuti buoni qua, se non di più, di energie attivi. Rothschild e Lee dicono che questo robot dovrebbe essere in grado di distruggere i campi di energia del nemico. Noi ci occupiamo del fuoco di copertura. Restate vicini. Diventata Moira Brown per un momento. Strada, intervenite dove ci sarà bisogno. Ciao. Una volta che i campi saranno disattivati, punteremo dritti all'edificio. Useremo il robot per tenerli occupati mentre entriamo a difendere la sala di controllo. Dobbiamo agire in fretta se vogliamo coglierli di sorpresa. Prendete i rifornimenti che non avete già e ci... Ah, posso andare direttamente al Jefferson? Quando avremo finito con questo, offrirò a tutti thanks. Un bel next time, so gelata. Muoviamoci. Thing. Thanks. D'accordo, Rothschild. Accendi pure. Pride, fuori! Madonna, quanto ci vuole. Adà. Faccio una cosa. Lo riprovo, non importa. Lo riprovo. Dico solo che più restiamo... Lo riprovo. Ok. Devi solo seguire gli ordini. Sì, padre. Ok. No. Rieccoti fino a... Perché... Se l'enclave ha il GEC, niente potrà impedire loro di far partire il purificatore. Alla fine scopriranno il codice. Spediamo dentro il Pride. Possiamo farcela, possiamo vincere. Sì, signore! Prima di iniziare, voglio... Ok. Vedi che si fa molto prima così? Porca puttana, siamo fatto prima. Ah, riparo, va bene lo stesso. Ok. Ok, adesso si va al Rivet City. Di qua. Però ho le gambe rotte. Oh merda. Ho una gamba rotta. Ops. Non ho più steampack. O ce li ho i steampack? Aspetta un attimo. Vedi che c'è lo steampack. Tanto ormai è andata, però va bene lo stesso. Almeno ho visto che si fa bene questa roba qua. Ho visto bene come si fa, l'ho rifatto bene. Perché siamo nudi? Perché ci hanno denudati a Raven Rock. A Raven Rock ci hanno denudati. E siamo anche... Non abbiamo più equipaggiato l'arma per quello. Non ci siamo più vestiti perché non serve vestirsi. Molto banalmente. Allora, qui è un po'... difficile da capire in realtà per me, perché l'ultima volta l'ho fatto, ma... Oh merda. Oh. Ok. Era... Porca troia. Ok, era di qua, tipo così. Però non riesco mai a farlo.
perché devo passare qui dietro, però non riesco mai a farlo. Catroia. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Ok. Facciamo una cosa, salvo. No. Oh, che cazzo. Ok. Non riesco mai a farla sta roba qui, perché devo andare sulla roccia. Aspetta. Non riesco mai a farlo. Try jumping on the right side of the rock. Di qua. Porca troia. Ok, ok. Much better, thanks. Thanks a lot. Ok. Quindi devo trovare il punto giusto per saltare, banalmente. Ciao, signori dell'enclave. Povera Shakira, sarà molto di freddo con quella. Eh sì, effettivamente sì. Poi senza vestiti, poi fa un po' freddino qui. Shakira va così. Ok, eccoci qua. Ignoriamo tutti quanti questi amichetti. Hello. Oh merda. Hello. Chiudi sta porta. Chiudi sta merda da qua. Ah, devo parlare con Otton prima forse. No. Ah, forse devo parlare con Otton. Però Otton è in cura ai lupi. Devo parlare con Otton. Aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Vieni qua. Vieni. Merdoso. Sto merdoso di merda. Ok. C'ero quasi. Era apparsa la scritta. Qui mi sa che... Aspetta. Ma in realtà c'è qualcosa che non... Perché in teoria dovrei poterlo fare. Cosa che non mi convince. I know why isn't working. Why? It's because of broken steel. Ah, ok. Merda. Ok. Because I have loaded broken steel. Già. Ok. Ok. Allora... Ah cazzo, le radiazioni, vero? Quindi sono le radiazioni. Le radiazioni, sono, c'ho troppe radiazioni addosso. Nessuno ha visto nulla. Ok. Ciao. Nata. Non è successo niente. Non è successo niente. Ovviamente non metto questo tempo perché è falsata, perché ho dato cosa, però. Che tolgo Broken Steel. Devo togliere Broken Steel. Già 20 minuti in meno, eh sì. Sì, e non ho provato a fare lo stop hopping. Broken steel breaks the stop. Ok. Ok. E ripara lo stop broken steel, effettivamente. E possiamo quittare? Fatemi fare una cosa.
Ok. Nel frattempo levo Broken Steel. Datemi un attimo. Repaired Steel. allora, nulla. File dati, leva Broken Steel. In teoria così lo levo. Giusto? I just have to uncheck on the loader. Right. E comunque un'ora e sette non è male, considerando che abbiamo fatto anche due volte quella roba lì. Sì, sì, che la riprovo assolutamente. Sì, aggiorna i punti. You don't want to have any DLC installed in glitches. Ok. Ma fai una prova allora. Fammi fare un try. Let me try, allora. Let me try. Dove cazzo è finito il code? Ok. Let me try. Unboxing the speedrun. Eccoci qua. Se io carico. Ecco, se vado all'entrata del Vol 101. Lo scopriamo subito se funziona. Lo scopriamo qua. Esci. Lo scopriamo subito se funziona. Se partono i cosi, vuol dire che va. Se non va, non va. Vediamo se va. Si è rotta le gambe. Per giù di livello, va bene. Ok, sembra ok in realtà. Ci dovremmo essere. Sì, non parte così in teoria. Teoria. Quindi ci dovremmo essere. Come dovrebbe essere il finale di tu che entri e metti il codice? L'ho giocato troppe volte e non l'ho mai capito. In che senso come dovrebbe essere il finale? In che senso come dovrebbe essere? Nel senso che tu entri, in teoria, nel finale senza DLC muori, perché ti sacrifichi. Nel finale col DLC tu entri, metti il codice e svieni. Poi ti rinvieni dopo due settimane, molto banalmente. Ok, ci siamo comunque. Quindi menu principale. E la voglio rifare, sì. La voglio riprovare. Anzi, però prima di fare una cosa. Prima voglio provare a fare una cosa. Prendiamo un attimo il salvataggio qua. Di Dragon Creeper. Voglio provare a fare una cosa. Aspetta, aspetta, aspetta. Questo qui è lo stop hopping, però non lo so fa. Beh. Is that Todd Howard? Of course it's Todd Howard. It's Todd Howard with the Italian national team football jersey. Non lo sto facendo assolutamente bene. Aspetta. Da quando la maglia dell'Italia? Da qualche live in realtà. Se non l'avete notato siete delle brutte persone. Credo che sia una settimana quasi. Devi ruotare di più, forse. Beh, c'è un po' di prove. Questo qui è una strat necessaria per fare un tempo buono. Cioè, praticamente non stiamo facendo bunny hopping, ma ci stiamo praticamente prima di saltare. Io mi tolgo il tasto per andare avanti. Cioè, praticamente questa roba qui funziona. Vai avanti, ti fermi, salti e fai questa roba qui. Mentre, e poi vai di nuovo avanti dopo che hai saltato. Quindi fai così, in poche parole. Dove sei qui siamo dentro un posto di merda, nel void siamo, diciamo. Che è molto comodo se vogliamo provare a fare queste cose. Allora, tra l'altro fammi fare una cosa. Comandi. Segnazione, perché mi sa che l'ho messo
Esatto, nello spazio. Era Q, giusto? Quello che andrebbe messo? Sì, Q. E vedete voi, se vedete qua sotto, cioè ovviamente la roba di tutti quanti gli split, sotto in fondo c'è la speed. Quando io vado a velocità normale vado a 48. Mentre se uso lo stop hopping vado a una velocità molto maggiore. Vado ad un massimo di 75, se lo faccio bene. Sì, siamo tipo fuori dalla mappa, diciamo. Però se lo fai di merda ti rallenta, come vedete. Quindi è da imparare bene sta roba. Ok. Dai, dai. Dai, lo voglio provare. Voglio provare, dai. Proviamoci. Proviamo a fare un altro tempo, vediamo cosa c'è fuori. Allora, tra l'altro, come vedete, qua sotto ci sono tutti quanti gli split che sono un bel po'. Devo ricordarmi della dottoressa lì, della stanzetta che ho fatto con la dottoressa lì. E boh, per il resto ci dovremmo essere, più o meno. Più o meno. Ok. One thing, Hydra, if you're still there. There is some place where I can find 100% the runaway. Am I wrong? Where is it? Così non me lo perdo la prossima volta. It's easier to take Red X. Ok, where is Red X? Richiedo, oltre a Fox, possiamo mandare anche Caronte? Sì. Con il DLC aggiunto puoi mandare chiunque. There is always one in a sunken boat in a river you cross on your way. Ah, ok, fammi vedere se so dov'è. Quindi dobbiamo andare. Ok. Questi sono vecchi salvataggi, però ce n'è uno. Oh, non guardiamo i salvataggi. Beh, siamo qua. Questo salvataggio qui andrà bene. Questo salvataggio qui andrà bene, in teoria. Vedere se... Allora, partendo dalla cittadella... Non posso, ci sono nemici vicini, va bene. Partendo dalla cittadella... Ancora niente. Porca troia, ok. Ci siamo? Sì. Allora, partendo dalla cittadella. Quindi da questa parte, giusto? This way. Perché tanto dopo dobbiamo farlo, quindi almeno vedo dov'è, così non mi sbaglio. Ah, questa. Qua c'è sempre il Radix. E questo si serve per... si serve dopo. Ma qua non credo, qua. No. No. Qual è? Oh. The boat will disappear during the final mission. So you need to grab it after you discover the citadel for the first time. Ah! Quindi non è questa. It's not this one. Quindi non è questa. Ah, it is. It's on the ground. Ah, Radix. Ok.
Ok. Ok. Quindi a fianco allo scheletro. Ok, thanks a lot, Hydrey. Allora, ci siamo. Voglio riprovarlo. Pronostico time prossimo try. Se volete provare a fare pronostico se scendiamo sotto un'ora. Anzi, potete mettere pronostico se battiamo il record italiano. Esatto, sondaggino. Più che sondaggio, pronostico. Se battiamo il record italiano, che è. Vi faccio vedere subito quanto è il record italiano. Oh madonna. Si è aggiornato Opera a fare questo casino, scusatemi. 56 e 7? Ve lo faccio vedere comunque. Si è bloccato tutto. C'è ancora la live, sì. Opera si è completamente crashato, mi sa, Opera. Non sta molto bene, Opera. Riavviamo Opera, che non sta molto bene. Opera? Completamente andato, Opera. Ok. Termina attività. Perfetto. Riavviamo il browser. Ogni volta sto casino. Grazie. Posso? Posso, ok, ci siamo. Scusatemi per di nuovo il casino. Hai chiesto all'opera 15 e 18? No, no, no. Eccolo qua. Il record italiano è... Sì. 56 minuti e 36 secondi. Fatto da The Louis Copeland. Incredibile nome. Tra l'altro l'ha fatto su Xbox. Quindi, dai. Se vuoi, se Lloyd ha voglia, se può, se mi può fare il pronostico, se ci mettia, se riusciamo a battere il record italiano, che è 56-36. Tanto è, volevo mettere sotto di un'ora, ma più o meno siamo lì, quindi. Wow, i driver di GeForce Now sono installabili. Ok, dovrebbe essere partito il pronostico, vedo. Dovrebbe essere partito il pronostico. Quindi votate se volete, mettete i vostri tappi, scommettete. Quindi riusciamo a battere il record italiano di 56-36? Quello è il pronostico. Guardate sul sì, guardate sul no, votate. Forse un minuto è troppo poco, forse, per premesso. Ok, allora, mettiamo un po' di... Così. Avete ancora qualche secondo per fare il pronostico, se volete. Ok, gli invii sono chiusi in teoria. Perché non vedo il pronostico. E fai una cosa, Lloyd, puoi rifarlo. Rifacciamolo, scusatemi. Me lo puoi rifare facendolo più lungo? Gentilmente, grazie. Perché forse era un minuto, era troppo poco. Per votare. La devo annullare io, giusto? Perché l'hai fatto tu. Lo devo annullare io. Perché tu hai votato, ok, giusto. Quindi, anzi, lo faccio io direttamente. Gestisci pronostico. Lo rifaccio io. Elimina. Esatto, restituisci i punti. Gestisci pronostico. Avvia pronostico. Perché mi è uscito batte liquid questa volta? Ma il pronostico questo qui è un pronostico un po' vecchio, mi sembra. Ah, ma ci sono i vari pronostici vecchi. Quante volte crepo oggi? Quante volte morirà Zoffo oggi? Scende sotto i 7.30. Chi ammazza Nefi? Ah, ci sono tanti vecchi pronostici, che belli. Allora, lo faccio io. Lo faccio io. Italiano con te è 56, 2 punti, 36. Ok, ops, perfetto, non aggiornare i tempi. Sì, no. No, mettiamo 2 minuti. Mettiamo anche 5 minuti.
frattempo parto io volendo. Andiamo, no, mettiamo 2 minuti. 2 minuti poi parto. Sì. Ok. Buonasera Elric, buonasera, benvenuto, vedo il primo messaggio in chat, buonasera. È appena partito il pronostico, quindi se volete votare, se volete scommettere i vostri tappi a stella per il pronostico, è partito, potete farlo. Ho dei capelli di merda stasera. Ok, avete un paio di minuti per pronosticare. Se non lo vedete, provate ad aggiornare lo stream o di controllare lì dove si mettono i punti canale le cose. Ok, allora nel frattempo preparo le cose, qui ci siamo. Questo non mi serve, lo chiudo. Ok, fammi riavviare Fallout 3, così ci siamo. Voto di sì, 200. Grazie per la fiducia, generale. Pronosticato, ma cosa? Se battiamo il record italiano, perché stiamo facendo i tentativi di speedrun di Fallout 3, speedrun glitchless, se scendiamo sotto i 56 minuti e 36 secondi, vince il sì. Se no, vince il no. Adesso l'abbiamo appena fatta ed è durata un'ora e sette. Abbiamo fatto un'ora e sette minuti. Dobbiamo scendere di un quarto d'ora praticamente. 10 minuti in realtà. Ho fatto all-in sul sì, ok. La sfida finisce quando? Fra un'ora in teoria. Fra 56 minuti o più. Appena parte, partiamo. Così parte il timer e facciamo partire tutto quanto. Errore di Steam Cloud. Ma non mi rompere i coglioni, Steam Cloud. Prova a sincronizzare. Steam Cloud. Ok, a posto. Ce l'ha fatta. Quindi fra un'ora finisce in teoria la sfida. Non nel senso, quando ottieni quale risultato? No, banalmente, se ci mettiamo più di 56 minuti, vince il no. Se ci mettiamo di meno, vince il sì. Vedo che tu hai votato il sì, quindi in teoria se ci metto meno di 56 minuti, vinci i tappi che hanno scommesso quelli che hanno scommesso no. Più di 56 minuti a fare cosa? A finire il gioco. A iniziare e finire il gioco da capo. A cominciare il gioco a finirlo. Fallo 3. Speedrun. Buonasera al Vag. Buonasera. Ok. È finito il tempo? Sì, invii chiusi. Quindi 57% è pronosticato sì, 43% è pronosticato no. In realtà è abbastanza equilibrata, quindi... Solo main quest, sì. Solo main quest. Ci siamo. Ok, allora, fammi un attimo vedere qui. Mettiamo lo schermo giusto, quindi speedrun. Avvia Fallout 3. Play. Ci siamo. Glitchless anche modless, sì, non ho usato nessuna mod. Non sfruttiamo i glitch. L'unico... glitch tra virgolette che non è un glitch è il bunny hop, ma insomma sì senza neanche i DLC, senza né mod né DLC né niente. Allora sì, ok, ci sono pronto, lo so, caricare da questo, quindi partiamo e vado. Guarda un po', santo Aspetto. Cielo, hai un anno e già cammini da professionista. No, non era il mio IBAN quello. Tua madre sarebbe stata molto orgogliosa. Ascolta, grazie mille, Ricca. So che non ti piace quando papà va via, ma devi stare piate qui conto tuo un attimo. Stai qui mentre papà lavora in ufficio. Starei bene, tesoro. Torno subito. Ok. Vado. Ok. Mettiamo tutto quanto 10 la forza. E tanto in realtà non importa così tanto. Per come lo facciamo questa run. Se no, ho visto che alcuni mettono proprio delle statistiche fatte apposta. Fra un po' devo dormire. Quando devi andare, vai. Non ti obbligo assolutamente a rimanere. Ti piace esplorare, vero? E io che cerco sempre di rinchiudere. Vai. Vai a fare le tue stronzate, padre. Voglio mostrarti una cosa. Vedi?
Era il passaggio preferito di Pomar. Ok, ho messo sulla Q la camminata automatica, così ce l'abbiamo. Io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. A chi ha sete io darò gratuitamente della fonte. Consiglio che mi puoi dare quando apri un canale, quando si apre un canale YouTube. D'accordo, forza, andiamo a vedere se la tua amica amata vuole. Consiglio banale? Inizia a fare video. Per me è stato un problema già iniziare a fare video. Io avrei voluto iniziare a fare video in realtà già anni fa, però avevo il problema di se poi non vanno bene, fanno cagare. Hai acceso la luce troppo. Allora ho detto a un certo punto li faccio. Quello che sono sono, col tempo miglioro. Ho messo un sacco di tempo per iniziare, solo. Buon compleanno, tesoro. Banalmente come cosa. Non riesco a credere che hai già 10 anni. Sei il mio orgoglio. Complimenti, signorina. Non devo dirti. Grazie. Che questo è un giorno speciale. Responsabilità. Qui, nel Volt 101, a 10 anni si è pronti ad assumersi le prime responsabilità. Eccoti. Come soprintendente, ti presento il tuo personale Pip-Boy 3000. Devi prenderci confidenza. Domani ti sarà assegnato il primo lavoro. Goditi la festa. Grazie. Si hanno 10 anni una volta sola. Ciao tesoro, ti stai divertendo? Vai. Attenzione, è arrivato il momento di tagliare. Oh, fermo. Pezzo di aspetta. Merda. Ok, voleva andarsene lui, Tosta no, però sei piccoli aneddoti volendo che poter raccontare, ma non è questo il momento, direi. Oh, no. Sono mortificato per l'incidente con la torta, semplicemente mortificato. Responsabilità. Allora, dobbiamo aspettare un pochino. Hai sempre delle ottime idee. Sì, ne ho uno, i bulletti. Figo, i vero? Bulletti, bel nome. Caspita, Wall, chi è il capo della banda, tu o io? Ci metterò un po' in teoria Jonas a chiamare allora, con l'intercom. Come pensi che dovremmo chiamare la nostra banda? Deve essere proprio un nome figo, però. Ehi, gli abitanti del Vault! Capito? Chi vuole andare in giro tutto il giorno? Non si può schippare 10 secondi, no, così va. A volte penso che tu sia davvero idiota. Che non va, va. Sembri. Lo sto tenendo fermo io, continuando a spammare E, ovviamente, per tenerlo fermo. Così fa prima di arrivare quando chiama Jonas. Andiamo, ragazzi, potete fare di meglio, ci serve un bel nome. È veramente la parte più divertente di questa run, assolutamente. Saresti tu, Batch, il pezzo grosso. Vai. Non posso credere che tu abbia... Vai. Sta chiamando, vai. Sarebbe stata fiera di te, tesoro. Ora vai a... Ragazzi, siete degli idioti. Qualcuno deve avere un'idea migliore di questa. Grazie, so. La manderò giù. Piace... Ehi, era Jonas. Non c'è mai nessuna delle mie idee. Stronza, ciao. Lasciami pensare un momento. Ok. Dovrei già provare a fare qui il... lo stop hopping, però non son bravo. Quindi per adesso evitiamo di... Che ci fai qua giù? Ok. Posso farti vedere... Sì, grazie. Fucile in faccia a Jonas. Ehi, hey, mira quei bersagli, ok? Non è un giocattolo. Perfetto. Fai attenzione. È uno scarafaggio. Merda. Pensi di riuscire a sistemarlo con il tuo fucile ad aria compressa? Ottimo lavoro. Buono. Ehi, hey, Jonas, fammi una foto con il cacciatore. Lo spingiamo così facciamo prima. E ok. Sorridi. Ci siamo. Dai. Me la sento calda, me la sento calda. Apocalisse 21.6. Sì, 21.6. L'alfa e l'omega, dai. Il principio e la fine. Principio. Per quanto ne so, sei una sedicenne che gode di ottima salute. Quindi, sì, devi andare in classe e dare il tuo esame GOT. Vai ora. Ciao. Ok, di qua. Ciao Jonas, divertiti. Buongiorno. Ciao bulli di merda. Beh, ce l'hai fatta. Buono, così, così e così. Fatto, lezione, ciao. Ci vediamo domattina. E qua ci siamo. Sorriso. Cosa farei? Ascolta, è solo... Forza, svegliati. Avanti, devi svegliarti. Avanti, devi svegliarti. Vai, 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 vai. Vado.
Se riesco, ciao, Amata. Fermatela! Ah, i pugni, giusto. Così. Crime, ne ancora scarafaggi. Evitiamo i dialoghi di Butch. Ciao, Butch, Suka. Vabbè, no, non lo faccio, va. Aspetta, signorina, voglio solo parlarti un attimo. No, 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 non parla nessuno qua. Ora batte. Da dove continuano ad arrivare? Ok. Dobbiamo qua? Tornare alle nostre stanze. È la nostra unica opportunità, non capisci? Possiamo andare. Il problema è che rischio di incastrarmi facendo sta roba. Ciao, chi è là? Tu, è colpa tua. Tu e il tuo stupido padre. Dove andare? Ehi. Sono qui, non so niente. A questo punto, anziché farlo di continuo, posso provare a farlo un po' a volte sì, a volte no, così comunque velocizzo. Teoria. Ordini del sovrintendente. Ok. Ok. Esatto, va bene che non consuma PA. In realtà qui non c'è lo scatto per quello. Buono. Ok, stiamo andando bene, eh. Oh, stavo dimenticando. Dobbiamo aprire quella porta adesso. Oh mio Dio, l'hai aperto davvero. Ehi, piantala. Vado, 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 vado. Vabbè. Ho sbagliato? Esci. Ok. Allora, armi leggere, 30 e fanatico di pistole. Vado. Sa che l'ho preso dalla parte sbagliata, però non importa. Ci arriviamo comunque. Ok. Dove si è diretto? Garage di Smith Casey. Ovvero Vault 112. Così andiamo a liberare subito nostro padre. No. Ok. Va bene. Andiamo di qua. Bunny Hop funziona e devo imparare a usarlo bene, però sì, non è male. Cazzo. Però se lo faccio male mi rallenta, quindi... A questo punto mi conviene usarlo ogni tanto, perché tanto di seguito non lo so usare, però se lo faccio ogni tanto mi velocizza. Ovviamente se lo faccio bene. Chiedo perché sono arrivato ora. Sarebbe la speedrun senza sfruttare i glitch. Esatto. Perché il garage? Perché sotto il garage si trova il Vault 112. E nel Vault 112 si trova nostro padre. E lo dobbiamo liberare per fare la main quest. America. Ok. Vabbè, andiamo a piedi normalmente. Non sfruttiamo la troppa sta cosa del coso. Cos'è un KM? Che ne so cos'è un KM? Ah!
Oh, non mi rompere i coglioni. Ok, è lasciato, forse no, non è vero. Un altro cane. Ah, che cazzo è un chilometro? Ok, non conosco il meme. Mi sto rallentando così e basta. Andiamo avanti, boh. Ok, mi hanno abbandonato i cani. Ok, lì siamo. Adesso devo andare in teoria verso sud-ovest. E il primo segnalino che trovo è il garage di Smith Casey. E ci siamo. Ok, dovrebbe essere lui. Ultimamente Fallout 3 da qualche anno che non lo gioco, credo che non sia invecchiato benissimo, voglio perdonare la bestemmia. No, sono abbastanza d'accordo in realtà che non è invecchiato così bene, deve invecchiare molto meglio, però... Vabbè, se la spinge ancora Fallout 3. Vabbè, lasciamo stare sta roba, stessa cazzata che ho fatto. Tranquillo, qua siamo tutti quanti appassionati di Tactics. Catroia. Su Xbox c'è l'FPS boost, se non erro, sì. Sì. Praticamente come giocarlo. Non dico come giocarlo su PC, però quasi. Eccoci. Oh merda. Buono. Vado. Ma no, questa qui non è una community di stronzi che fanno il gatekeeping, almeno no. Io non lo faccio. Quindi non penso che lo facciano nemmeno. Benvenuto. Quelli della chat. Effetto, vestito, vai, veste, 112, poltrona andiamo. Poltrona rilassante, andiamo nella poltrona rilassante. Andiamo a rilassarci nella poltrona. Momento del rilassamento. Il rilassaggio. Vado. Ok. Tactics miglior Fallout. Buonanotte, generale. Ok. Ok. Perfetto. Vai. Ci siamo. Ho sbagliato, ho fatto il scritto, non importa. Ho fatto troppo presto lo scritto, però cambia poco in realtà. Se lo facciamo adesso, se lo facciamo dopo, cambia niente. Ciao signorina. Grazie. Perfetto. Ciao. Dobbiamo andare a Lamplight. Più che andare a Lamplight, dobbiamo scoprire Lamplight. Più corretto dire. Ok. Ci siamo. Oh padre, non mi parla. Parlami padre. Oh merda, sei incastrato. Oh. Catroia. Oh.
Facciamo così. Facciamo così. Oh, non ho preso la pistola. Ok, padre, parlami. Mi hai salvato. Abbiamo perso qualche secondo, ma non importa. Andiamo. Ok, scusate, io ho perso qualche secondo. Perfetto. Livellino, armi leggere. E frenatico di pistole. Ok. Adesso andiamo al Lamplight. Lamplight è la città nella quale stanno i bambini. Sì, esatto. Esatto. Difendetemi, signori rinnegati. La città che tutti vorrebbero sterminare. E anche il tempo vorrebbe sterminarla, perché in realtà una città del genere non può autosostenersi per 200 anni. Non ha proprio senso. Però lo fa. Vabbè. Ok. Moschine simpatiche. Lo faccio veramente di merda questo glitch. Lo sto facendo veramente di merda. Non è un glitch in realtà, lo sto popping. Eccolo. Lo chiamo glitch, ma non è un glitch. E mi dovrei curare fra poco, però... ho sbagliato strada. Ho allungato un po' la strada. Eccolo lì. Proviamo. Ok. Hop. Andiamo a andare direttamente al Vault 101 di qua. Perfetto. Allora, dovrei usare uno steampack perché ho subito troppi danni, in teoria. Però ma quelli spermanti del Vault ci pensiamo dopo. Prendo già adesso uno steampack. Prendo già adesso perché conviene prenderlo già adesso. Altro, mi ho dimenticato di fare lo split. Ok. Andiamo di qua. E vedi che se lo si fa bene questo qui accelera un sacco. Dopo tanto. E dai cazzo. Mi sa che l'ho presa troppo larga. No, in teoria no. In teoria è giusta. No, in teoria è giusta.
Ci siamo. Non sto sbagliando. No, non ci sono i lati talpa dietro. Mi sentirei. Ok. Vabbè. Mi riposo un attimo la mano. Facciamo una camminata normale ogni tanto. Faccio una camminata normale, scusate, vi faccio riposare un attimo la mano. Ah. Ok. Tanto la corsa automatica si può usare lo stesso. Buono. Dai che ci siamo. Ok. Otto è il record mondiale. No, il record mondiale è tipo... Il record mondiale è tipo 39 minuti. Quanto è il record mondiale? Non mi ricordo. Questo qui è la glitchless. La... Stai guardando tu, stai guardando la any percent. Devi guardare nella categoria della glitchless. Preso. Ok, ci siamo. Alla fine Radaway non era. L'avevo appena preso. Non era Radaway ma Radix. Il Radix basta. Ah giusto, è vero, non posso fare viaggio rapido adesso perché mi stanno attaccando. Devo farlo subito. Ok. Allora, dobbiamo mettere pistola sull'uno. Mettiamo gli Psycho. Mettiamo il Radix sul 4. Lo Steampack sul 2. Il Medix sul 3 era? Mi ricordo, vabbè, non importa. Ok. Perfetto. C'erano meno centauri prima. O sbaglio. Dimmi controllare se non ho perso qualcuno perché non voglio assolutamente perdermi nessuno. Ok, non ho perso nessuno. Se perdiamo 5 secondi non è un problema. Guardate, controllare adesso così non perdiamo un minuto dopo. Oh, salve. Prova a nasconderti da questo. Ok. Ok. Ci dovremmo essere. Adesso stiamo ammazzando tutti quanti i super mutanti, così dopo sono già fatti. Basta giocare! È tempo di morire! Ti ho trovato!
Basta giocare! Cosa per te? Oh merda! Sì. Ok. Ti ho trovato! Pagherai per questo! Ok. Ti ho trovato! Buono. Fatti tutti? No, fatti tutti no. Ecco qua. Ancora uno. Ok, adesso credo di averli fatti tutti. Ok. Ok. E 24 la griglia, esatto. Tra l'altro prima in chat c'era appunto il detentore del record che ci ha dato qualche consiglio. Io ringrazio ancora il buon Hydrey. Thanks a lot for the tips. Ok, credo di averli fatti tutti quanti. In teoria li abbiamo fatti tutti. Oh, esci. Basta giocare! È tempo di... Devo andare a rivezzare adesso. Vuoi fare meno di un'ora? Sì. Meno di 56 minuti in realtà vorrei fare. Buonasera, Caesar. Dai, cazzo. Consigli mi ha dato il detentore del record. Beh, banalmente dove mi ero bloccato mi ha aiutato a capire dove non funzionavano le cose che stavo facendo. È stato molto simpatico. Molto utile, assolutamente. Ok, rivezziti, viaggio rapido, vai. Cosa fai con la telecamera? È lo stop hopping. Possiamo dire che è il bunny hop di questo gioco. Ci sono problemi. Fa andare più velocemente. Verda, ok. Ok. Ehi. Buono. Ok, aspettiamo un'ora. Ti ho detto che avrebbe funzionato meglio. Dobbiamo tornare al... Ok. Veramente. Ok. Ci siamo. Forse l'ho fatto presto lo split, ma non importa. Ehi, fa più attenzione. Oh merda, ok. Tutto di sotto. Non dovevo cadere di sotto. Ok. No, New Vegas non ho ancora provato a fare una speedrun di New Vegas. Sono già dentro, godo! Credo. Sono già dentro? Sì, sono dentro, godo. Eccoli. Ok. L'ho fatto benissimo. Alcune persone sono sempre di fretta. Ok. Ti serviva qualcosa? Vabbè. Eccoci qui. Sì, sì, ricordo tutto. Ho sbagliato. Ok. Devo andare sotto. Ciao. Ok, scusatemi se non vi leggo troppo, ma... ho bisogno di concentrazione. Se leggendo la chat mi distraggo. E dai. Ok, dobbiamo tornare dal papà.
detto anche Liam Neeson, perché in originale è doppiato da Liam Neeson, il voice actor è Liam Neeson, per chi non lo sapesse. Ok. Gli eventuali punti morti vi leggo comunque. Dov'è? Liam Neeson? Eccolo qua. So che stanno succedendo. Grazie. Sì, fusibili. Vado. Ciao. Mi serviva qualcosa? Eccoci qua. Sono. Ok. Veniamo un po' mal di mare probabilmente, però. Ok, devo andare al computer, non mi devo distrarre. Computer centrale. Buono, dai, vai, 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 levati. Ok, attiva. Attiva! Attiva! Ok. Allora, l'intercom lo facciamo, abbiamo detto. Come va? Dall'altra parte. Cosa? Va bene, facciamo tranquillamente senza merda. Ok, lo stavo dimenticando. Ok. Tubi. Sì, in New Vegas c'è Danny Trejo che fa... che fa Raul. Raul in originale è Danny Trejo. E... Chandler e Benny, invece, in originale. Scende la differenza. Dai, 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 dai. Aia. Ok, ci siamo. Allora, questi vanno ammazzati, quindi, abbiamo detto. Perché altrimenti la dottoressa lì si blocca. Troia. Oh, fermati però! Come scappa? Sto merdoso. Ok. No, lo psycho l'ho usato per avere i supermutanti, quindi in teoria non ne ho più. Questo va ucciso se non sbaglio anche. Ok. Ci siamo. In nome dell'autorità del presidente. Ok. Suggerisco di obbedire. Ok. Ho abbastanza di questi ritardi. Va bene. Ancora un minuto e ho finito. Stiamo spostando così più vicino alla porta ed esce prima. Cosa? Cosa? Cosa ci fa? Cosa ci fa? Cosa ci fa? Cosa ci fa? Cosa ci falla? Cosa ci falla? Cosa ci falla? James. Ok, andiamo, ora. Godo.
godo. Dobbiamo fuggire finché siamo in... Andiamo. Non allontanarti, avremo... Andiamo. Ma che diavolo! Ecco dove. Sì. Assassino! Ok. No! Si poteva fare più velocemente, però è andata bene lo stesso. Questa è la radio dell'enclave. Okay. Con il vostro conduttore, il presidente John. In teoria se l'abbiamo fatto bene adesso. Dovremmo aver risparmiato un sacco di tempo. Se l'abbiamo fatto bene. No, ho sbagliato strada, a destra devo andare. Dai cazzo! No, è troppo tardi. Fanculo, c'è una porta. È andata, c'è una porta. Dobbiamo aspettare adesso. Muoviti. Se facevo in fretta avremmo risparmiato un po' di tempo, però ormai va così. C'è una porta. Dai, dottoressa. Ok, il record della glitches di New Vegas, ok. 22-27. Andiamo. Perché se lei... You need to keep your... you need to keep your first... Ok. Quindi devo tenere l'arma equipaggiata. Ok, thanks. Insider, oh merda. Via. 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 Che abbiamo perso un minuto probabilmente, perché se avessimo fatto bene avremmo risparmiato un bel po' di tempo. Buono. Non l'eloquente. Ok, buono. Via. Bravi ragazzi. Allora, dovremmo esserci in teoria. Se non ci sono i perdoni che mi fanno perdere tempo. Vediamo se è andata. Sì, godo. F3 e andiamo a Lamplight. Allora, siamo al livello 4, devo aumentare medicina. Dov'è? Medicina? Ok. E devo mettere bambino dentro. Poi ancora medicina. E vedova nera. Vedova nera. Signora. Ciao McCready. Sì. Posso entrare? Accidenti. Bambino dentro. Sì. Vado. Buon compleanno, Steve. Medicina, perché così gli steampack mi curano. Ascolta. Di più. Bambino dentro. Posso entrare direttamente. Ok. La festa. Sì, anch'io. Mi dispiace. Non c'è niente per cui essere felice. Con il bambino dentro mi serve per entrare, altrimenti non potrei entrare senza bambino dentro. Non potrei entrare al 100%. Si può entrare con l'eloquenza, però... Non è detto che ti faccia entrare. E medicina, appunto, perché così Medix, Radix, tutte quante le steampack hanno tutte quante più effetto. Levati, cane di merda! Ok. Ok.
Ok. E invece per chi fosse... Sempre per chi è arrivato dopo, vedete che sotto ci sono due timer. Questo perché il timer verde più grande è il tempo effettivo. Il timer più piccolo è il, time, è il tempo reale. Perché il, tem- cioè, insomma, il timer effettivo, insomma, è il tempo di gioco, tolti i caricamenti. Ed è il tempo di gioco che si mette... che si conta per la classifica. Quello grande, ovviamente. Basta giocare! È tempo di morire! Tanto, ogni tanto mi capita di missare, però... ho migliorato un sacco con questa roba qua, eh. Ok. Stat boy preso, questo ci serve per dopo. Lo stop hopping non lo rischio sulle salite ancora, però. Perché lì ho visto che è difficilissimo farlo bene sulle salite. E sulle scale, tipo. Levati! Ora prova a nasconderti da questo. È tempo di morire! Ha detto con un'intonazione bellissima. Aia! Questa l'ho sentita. Ciao. Eccoti qua. Ora prova a nasconderti. Da questo di morire. Sì, ok. Ci siamo, eh. Zitto, Fox. Non ti vuole nessuno. Ok. Ora prova a nasconderti da questo. Il gioco è finito. Ah, eccoti qua. Ti ho trovato. Ma ha molto più carattere anche non solo il doppiaggio dei super mutanti di Fallout 3 rispetto a quelli di Fallout 4. Anche i predoni, porca troia. I predoni sono una roba incredibile in questo gioco. Ok, ho preso il Radix. Prendi Craig. Via! Dovrai venire fuori prima o poi. Ti ho preso. Ok. Il gioco è finito. Ora prova a nasconderti da questo. Buono. Buono, 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 buono. Molto buono. Mi è durato un sacco il tempo, eh. È 11 minuti risparmiati, è tanto, eh. Bel lavoro, soldato. Accertati che il Craig sia posizionato sul mio Vertibird. Sì, Vertibird. Hai la certezza. Peccato che ho perso il tempo che la dottoressa lì. Peccato. Eccellente. Preparala immediatamente per il trasporto. Subito, signore. Ci siamo, ci siamo, ci siamo, dai. Abbiamo 11 minuti sono? Ah, cazzo. Sono difficilotti 11 minuti per finire. Medicina. Dov'è medicina qua? Figlia di papà. Dunque sei.
Sì, su serio, vaffanculo, andate. Colonnello, ho bisogno di te. Come ho usato questo colluso ad annullare l'esperimento di Ed. Sì. Sarò lì tra... L'ha annullato in teoria per fare... Per fare l'esperimento sulle... Fire. Teoria. Ah, finalmente la solitudine. Mi scuso per l'atteggiamento del colonnello Otan. Sta affrontando molto stress ultimamente. Immagino che tu sappia chi sono. E sono sicuro che hai ascoltato i miei programmi radiofonici. Vorrei parlare con te faccia a faccia. Ci sono alcune cose di cui dobbiamo discutere. Andiamo. Troverai i tuoi effetti personali nell'armadietto accanto alle porte. Alla porta, ogni volta sei sbagliato. Inoltre scioglierò le tue restrizioni. Ti attendo nel mio ufficio. Fai in fretta. Eh sì, per fare bene la speedrun è normale. Devo sapere a memoria tutto quanto che bisogna fare. Di nuovo medicina. E figlia di papà. No, cazzo! Pezzo di merda. Tango individuale. Fatto perdere tempo. Tutto il personale di Raven Rock. Parla il presidente. Stavo per dire, devo premere i pugni. Ospite proveniente dal Vault 101 nel mio ufficio. Non impedire i suoi progressi. Grazie. Grazie per l'aiuto. Grande soldato dell'enclave. Attenzione, parla il colonnello. Ho sbagliato. Ok. Ok, di qua. In ritirata, raggruppo. Ritirata. Dai. Dai. Okay. Tempo è buono per non so se abbastanza. No! Ok. Oh, sto andando sbagliando strada. Siamo, eh. Ah! Cazzo, che male. Ok. Ci siamo, è il momento della verità. Momento della verità. Ah, devo saltare tanto. Premerò che l'abbiamo fatta. Momento della verità. Salvo così eventualmente lo rifaccio, perché abbiamo visto che anche rifacendo perdiamo tempo. Dico solo che più restiamo per lui e più. Ok. Penso che il purificatore è comunque inservibile per l'enclave. Forse cederanno tra noi. Non mi piace. Ok, ho sbagliato, devo farlo dopo. Devo farlo dopo. Ho sbagliato? Ok.
Ora. Granata. Rieccoti, figlio. Ci siamo? Se l'enclave ha il gag, niente potrà impedire loro Vodo? Di far partire. Dai, dai che buona, dai che buona, dai che buona, dai che buona, dai che buona. Scopriranno il codice. Spediamo dentro il Pride. Possiamo farcela, possiamo vincere. Sì, signore. Dai che buona. Prima di iniziare. Vodo. Sì. Ok. Andiamo. Alle armi, fratelli. Alle armi. Kill your legs, c'hai ragione. Merda. Ok. Rivezziti. Ora. Grazie mille per il consiglio. Di qua. Fatto così per risparmiare tempo, Rick. Così skippa i dialoghi, Lions, perché a terra non parla. Ok, vediamo se riesco a fare questo bene. Ok. Salvo. Ah, mi incastro sempre. E vaffanculo. Ok, ce l'abbiamo. No, no, l'ho fatto. Engeland. Ok. Ok. Ho salvato nel caso c'è una cosa strana. Dov'è? Ho fatto. Dove sei, pezzo di merda? Ancora tu. Dilit? L'abbiamo fatta? Teoria. Teoria. Eden. Da Eden, coso. Oton. Sta lì. Ce l'abbiamo fatta, mi sa, eh. È andata 53-15. Nuovo record italiano. Fatta. Si gode. Ho stoppato pure dopo, per farti capire. Buono così. Fu così che il vagabondo solitario si allontanò dal Vulcano. Grazie mille per i tappi, tu sì. L'intento di scoprire la fine che aveva fatto suo padre. Non devi pagare ancora, beh, sì. Un padre che aveva messo in pericolo l'intera umanità. Quando è che devo pagare, scusami? Per salvare il suo unico figlio. Quando me l'accettano il tempo? Well done. Thanks a lot, Hytorin. Thanks a lot for the. Si rivelò un posto crudele e inospitale. For all the tips. Thanks a lot. Oh, Madonna. Beh, però io non posso. Solo alla fine del suo lungo viaggio che il vagabondo aspettare così tanto. In teoria per il significato più ci mettiamo tutto suo tempo. Più grande delle virtù. Il sacrificio. Che ci siamo. Entrando nella sala comandi irradiata del progetto Purezza. Può essere ancora molto migliorabile, però. Ha seguito l'esempio del padre. Per adesso mi accontento, direi. Sacrificare la propria vita per il bene dell'umanità. Sì, poi penso che l'abbiamo fatta legge, assolutamente. Non quando credo il malvagio nulla. Presidente lo scelse come suo strumento di devastazione, il vagabondo buono. Rifiutò. Ne avevi pensato di fare il record? Nonostante non fosse so. Piena di difetti, non l'ho mai provata. Le acque della vita finalmente scorrevano,
libere e pure per tutti, indistintamente. È stata tosta, eh? La zona contaminata della capitale era finalmente stata salvata. Ora come fa a diventare ufficiale del sbattimento? Va, mando la clip, mando il video. Così termina la storia del vagabondo solitario. Che varcò l'imponente soglia del volt 101 e diventò una leggenda. E poi entra in classifica. La storia dell'umanità non arriverà mai alla fine. Perché la lotta per la sopravvivenza è una guerra senza fine. Oh, madonna. La guerra. C'è un bevi da rispettare, giusto, ragazzi? La guerra non l'ultima cambia voce, mai. L'ultima voce, praticamente finita. Ah. O 7 per il padre, o 7 in the chat, o 7, scusami. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ringraziamo il direttore e produttore esecutivo Todd Howard, che è presente anche qui, che ha assistito. Todd Howard, grazie mille. Bene, è stata tosta, però ce l'abbiamo fatta. Sì, poi prendo altra acqua che l'ho finita, dovrei bere ancora sicuramente. Ciao Todd. Comunque io pago, cioè il tempo non è il se la mettono in classifica, è se lo faccio il tempo sotto i 53 minuti. Perché non è partito Block and Steel? Perché l'ho tolto dal load order. Non l'ho fatto caricare, banalmente. All'inizio, quando c'è le spunte per le cose, l'ho tolto. Buonanotte, Sentinella. Grazie della compagnia. Ok, è stata tosta, però ci siamo. Al verso la fine stavo tremando. Stavo tremando perché avevo paura di sbagliare il glitch del... Dio santo, del di Lions, però l'abbiamo fatto, è andata bene. Che a meno 22 minuti 21-6, cazzo, è un ottimo tempo. Ti pagano per essere top 10? No, è solo per divertimento, solo per la gloria dell'essere nella top 10. Tra l'altro, con questo tempo di 53-15, come saremmo messi in teoria? Scusatemi. Fammi fare una cosa. Quanto saremmo con 20? Cinquantatré quindici. Siamo sotto Jabu. Cazzo, potevo battere il record di Jabu. Siamo undicesimo. Se me l'accettano, ovviamente. In teoria sono è undicesimo. Esatto. Next to Jabu. Che è poetica come cosa. Perché io Jabu lo guardo e mi piace molto come streamer. Buonasera, Postino. Ti sei appena perso la speedrun. Abbiamo fatto 53-15, quindi abbiamo fatto il record italiano. E siamo undicesimi. Vorrei provare a arrivare top 10. Sì, it's Jabu. Si è chiamato anche... Qui si chiama Jabu sul sito. Buonasera, Sergio. Però secondo me top 10 si può fare. Top 10 sarebbe una bella soddisfazione. E... facciamo una cosa. Prima di mandare questa, magari ne facciamo ancora un'altra volta. Per la... magari la prossima settimana ne facciamo un'altra. E... così vediamo se arriviamo top 10. Si può provare. Si può provare. Cos'è LRT-RTA? LRT è load remove time. Banalmente è il tempo di gioco. RTA è il tempo reale. Appunto, il nostro LRT sarebbe 53-15, mentre la RTA nostra sarebbe 54-06. Praticamente 10 minuti, un minuto di quick save e quick load, praticamente. Di caricamenti ha tolto. Di quanto sei sotto? 52.07, lui sono un minuto sotto, un minuto e 10 secondi. Un minuto e 10 secondi. Perché sei nel mod? Nel mood, in che senso? Nel mood, non ho capito. Fattibile, esatto, se facciamo bene la cosa della dottoressa lì è fattibile. Un minuto si può recuperare assolutamente, sì. Si può assolutamente recuperare un minuto.
Bene, 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 sono contento. Soddisfazione, soddisfazione. Okay, grazie ancora, Hydra. Thanks a lot again. Thanks a lot. Bene. Direi che in realtà con questa run potremmo anche chiudere. Tanto, sicuramente non ne faccio un'altra perché è mezzanotte e 20, non ha senso iniziare un'altra adesso. Quindi, beh, ci siamo, no? Potremmo andare in chiusura. Si va a dormire con la vittoria in tasca, esatto. Però devo pagare. Da un lato sono felice, però dall'altro speravo che crashasse tutto alla fine, esatto. Vi pago la bet. Vi pago la scommessa. Gestisci pronostico. Scegli il risultato. Ha vinto il sì. Quindi abbiamo battuto il record italiano. Completa pronostico, sì. Completa pronostico, sì. Perfetto. Glad I could help. No, thanks a lot. You saved a lot. You saved me a lot of time on the rank. Thanks a lot. Il Red Italia puoi rimettere lo Ius prime nocti, certo. Certo, non penso funzioni così, però sarebbe molto bella se funzionasse così. Bene, ho pagato la scommessa. E gente, prima di salutarvi, Raidino, vediamo a chi possiamo mandare. Dai, vi rimando la Slayer, dai, non ci vuoi riflettere su vedere chi crei dare, vi rimando la Slayer, anche se è mandata ieri, non importa, vi mando la Slayer. Che sta giocando a un gioco indie, va bene, vi rimando la Slayer. Comunque gente, grazie per la compagnia. Noi ci vediamo domani con Fallout, domani con Amnesia, domani finiamo Amnesia, The Dark Descent, dopodomani Fallout 4, continuiamo Fallout 4. Quindi gente, grazie mille per la compagnia, grazie mille anche per il sostegno, per tutto quanto, grazie ancora a Hydri, grazie mille, e buonanotte a tutti quanti, alla prossima, ciao a tutti, buonanotte, goodbye.